Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Intanto mi fa piacere incontrarvi, mi avete chiamato e mi sono messo a disposizione. Lo faccio prima ancora che da consigliere comunale, come cittadino, come essere umano innanzitutto. Grazie. Allora, noi ci dobbiamo occupare della situazione degli ex dipendenti TCT, poi transitati ad Il Port, una situazione di assoluta precarietà dal punto di vista lavorativo, e abbiamo un rappresentante, Eliseo. Sì. Allora Eliseo, dici un po' la situazione. Ho appreso che nei mesi di novembre e di dicembre non avete percepito stipendio. Sì. La cassa integrazione dovrebbe durare sino a marzo. A marzo. Però di fatto voi non avete ricevuto stipendio e comunque anche queste proroghe di cassa integrazione. Grazie. Non è che si può campare, sì. Si può mantenere una famiglia, come dire, arrangiandosi, no? di mese in mese con l'ansia, con la paura, col fatto che una persona non può fare investimenti, non può programmare nulla perché è sospeso. Allora, proprio sinteticamente, sì. Esponici un po' la situazione. Allora, noi prima di tutto non siamo mai transitati dentro Il Port, noi facciamo parte dell'agenzia. Il Port è arrivata forse 5-6 anni fa. E da quel momento l'autorità portuale si è interfacciata con Il Port facendo degli accordi, cioè praticamente c'era un periodo in cui Il Port a poco doveva riassorbire tutto il personale TCT, diciamo, o comunque l'autorità portuale doveva riassorbire in alcune parti l'autorità portuale, in alcune parti si doveva riuscire. Sì. Di fatto non si è fatto questo nulla. Accordo che è stato fatto, che noi neanche conosciamo bene i dettagli, alla fine noi eravamo circa 530 famiglie, diciamo, di lavoratori. Ne sono stati assorbiti un centinaio scarsi e gli altri 350 probabilmente benissimo. Siamo ancora nell'agenzia. Ecco, allora io voglio ora capire, voi vi siete rivolti ovviamente a chi di competenza? Sì. All'autorità portuale, in sindacati, primis, sì. I sindacati, ma c'è anche la politica. Io non voglio, certo. Premetto che non voglio strumentalizzare. Però voglio dire una cosa, che la politica non ha dato risposte. Cioè, sì. Intendendo, io mi domando dove stanno i nostri parlamentari, dove stanno i consiglieri regionali, dove sta il sindaco, cosa sì. Ancora più grave se si considera che il sindaco non viene dalla montagna, ma viene da questo settore portuale. Sì, quindi avrebbe dovuto essere... L'abbiamo conosciuto tutti. Lavoravamo benissimo, voi non avete avuto risposta. No, niente. La politica sorda, cioè noi adesso... i parlamentari di ora qui non è una questione di colore, sì. Né di centrodestra, no. Dove ma noi stanno Movimento 5 Stelle, centrodestra, dove state? Cioè, bisogna dare risposte a questa sì. Gente. Emiliano pure, Emilia, la regione, ho menzionato la provincia. No. Come quello che diciamo sempre noi, la regione, voglio le colpe dire, la regione e la provincia. Le colpe probabilmente sono di tutti, dai sindacati all'autorità portuale, al ministro, a Evergreen che se n'è andato senza chi rappresenta Il Port che non ha riassunto, anche colpa nostra, io dico che anche colpa nostra che magari non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Però sta di fatto l'unico problema. Prego, scusa se dimmi. Ti interrompo, è che alla fine di tutti questi che hanno le colpe, quelli che ne paghiamo siamo sempre noi e continuiamo famiglie. A pagarne, e perché alla famiglie. Fine, come hai detto bene tu, noi non riceviamo lo stipendio da novembre, cioè abbiamo ricevuto ottobre come ultimo allora, stipendio. Allora questi signori, novembre-dicembre, senza stipendio. A gennaio c'è stato l'aumento per i sindaci, gli assessori. Sì, ma bravissimo. Questo lo stabilisce la legge. No, ma per dire come ci sono due pesi e di due misure. Sì. E forse anche per questo. E la cosa più grave è il lavoro. È il lavoro che avevano fatto delle promesse. Dopo due anni dovevamo ritornare. Il Sazio non crede al digiuno. Sì. Questa è una cosa bellissima che hai detto, perché lo diceva mia nonna. Ecco. La cosa più brutta è questa. Ora però andiamo al concreto. Ora la situazione è questa. Abbiamo visto che c'è di fatto un'assenza, un menefreghismo da parte della classe politica in generale. Ora però bisogna passare alla fase costruttiva. Certo. Allora io quello che vogliamo, quello che io mi sento di dire da consigliere comunale è questo. Intanto è un problema che riguarda la città, perché riguarda voi siete dei lavoratori di Taranto. Certo. Quindi chiaramente Taranto è provincia. Allora investire della questione il consiglio comunale. Nel consiglio comunale
sembra che debba esserci anche il sindaco quando si presenta in consiglio comunale, e quindi queste problematiche vanno affrontate, ma parallelamente io voglio da consigliere comunale portare questa situazione sui tavoli giusti, dice. Bravo, giustamente, bravo. Intendendo la regione, intendendo i nostri parlamentari, Italia, perché sì. Queste decisioni poi si prendono a Roma, sì. Non si prendono dietro l'angolo. Sì. Ma difatti, quindi, Taranto è stato un porto, uno dei migliori porti, cioè come struttura, come è stato creato per essere uno tra i migliori. Però hanno deciso che non doveva funzionare. Questo. Prego. Intanto grazie Luigi di essere venuto qui a sostenerci. E noi siamo arrabbiati. Siamo arrabbiati perché questo Natale è stato un Natale povero per gli ex lavoratori della TCT. E l'IMA non è stata, come diceva giustamente il collega, non è stata erogata. Ma siamo arrabbiati perché a distanza di 8 anni, sia la politica che l'autorità portuale non ha fatto nulla per noi. Noi siamo usciti dall'azienda il 15 di dicembre del 2015. Abbiamo fatto passati 8 anni. 8 anni. 8 anni che i lavoratori ex TCT sono a casa. È vero, percepiscono questa indennità di mancato avviamento, ma noi vogliamo rientrare sul posto di lavoro. Bravo, dove certo, siamo bravo. Stati per 15 anni. Bravo, il nostro non è avere non è assistenzialismo. Non è l'assistenza che vogliamo da parte dell'autorità, da parte del governo, da parte chi eroga l'IMA, ma noi vogliamo rientrare al lavoro. Allora, perché, dignità. Scusami, oltre chiaramente la dignità dell'uomo nell'andare a casa e presentarsi alla moglie e ai propri figli, stando a casa ancora, da 8 anni. Ancora aspettano il regalo di Natale, i nostri figli, ancora aspettano il regalo di Natale. Ho vergogna. I piatti a tavola mancano, non i regali, i piatti a tavola. Il minimo. E le bollette, tutto ti quello dico che un'altra cosa, Luigi, che non finisce qui, non finisce. Devono scendere tutti in campo. Sindaco, incontri con tutti quanti. Organizziamo, ne parlavamo prima, una bella manifestazione civile e democratica, con le famiglie, con le mamme e i bambini. Perché la classe politica deve capire, ecco il sazio non crede al digiuno, deve capire cosa significa. Voglio finire nel dire che c'è stato un fallimento Taranto, è vero, Taranto è un fallimento a livello politico, a livello lavorativo, a livello ambientale pure, ma questo non vogliamo trattare questo, noi vogliamo trattare l'esclusiva reintegro nel posto di lavoro, perché in realtà quello che ti voglio dire io è questo, l'autorità portuale è stata assente. Il progetto industriale, il piano industriale di Hillport non si conosce a distanza di 5 anni che si è insediata. Gli ex lavoratori di CT che potevano essere integrati non sono stati reintegrati perché è stata fatta una selezione non so come. E quindi noi siamo qui in questo limbo ad aspettare. Bene. Anzi, male. Male, perché male. Il limbo molto finisce. Male. Allora io ripeto, prendo questo impegno nella mia vita, quando prendo un impegno l'ho sempre portato a termine. Da consigliere comunale, è un mio dovere, da cittadino, da essere umano, prima ancora che da cittadino e da consigliere comunale. Quindi andando a concludere un po' il risultato, no? il senso di questo incontro di questa mattina. E allora, voi avete già fatto in questi giorni una manifestazione, come testimoniano le immagini, ma ritengo che sia opportuno investire, come detto poc'anzi, della questione il Consiglio Comunale, e da consigliere comunale, insieme al collega Massimo Battista, che avrebbe voluto essere qui ma per i noti seri problemi di salute è impossibilitato, cercheremo di portare questa situazione nelle sedi competenti. Grazie. Quindi vorrei anche che vi fosse una vostra delegazione, in modo che quando certo. Io da consigliere comunale chiedo di incontrare il sindaco, la regione e i parlamentari, ci sia una rappresentanza, perché ripeto, non è una questione mia, dobbiamo concludere. Possiamo cogliere l'occasione per fare un augurio a Massimo, certamente, con tutto al di là della politica, di qui stiamo parlando della vita e della salute degli esseri umani. Avrebbe voluto essere qui, ma chiaramente i problemi di salute l'hanno impedito. Ci aggiorniamo. Ok, grazie di tutto, ragazzi. Grazie. Grazie, Luigi. Ciao, grazie.